Ospite di questa settimana a Pillole D è il Procuratore generale della Corte d'Appello, Otello Lupacchini. Eh, procuratore, benvenuto e grazie per aver accolto il nostro invito. Magistratura dal 79, vado a leggere un po' il curriculum perché sì. forse prenderà tre quarti della nostra conversazione. Eh, Pretore a Riesi, in provincia di caltanisetta giudice di Corte d'assisa a Bologna. Eh, però componente della commissione per l'applicazione delle speciali misure di protezione ai testimoni e eh, ai collaboratori di giustizia, consulente delle commissioni parlamentari di inchiesta antimafia e mitro, ha fatto parte del pool dei magistrati che hanno combattuto la banda della Magliana, si è occupato della strage di Bologna, mafia capitale e ora si ritrova da circa un anno in Calabria come procuratore generale della Corte eh, di Appello. Sì. Glielha fatta fare a venire in Ma bisogna provare tutto nella vita, non è che ci si può limitare semplicemente a occuparsi di tutto. Ci si deve occupare di tutto, quindi non essere specializzati perché poi lo specialista è quello che sa tutto sul nulla alla fine. Bisogna provarle tutte, quindi anche a cimentarsi nella direzione di un ufficio e nell'attività di controllo e vigilanza sull'attività di una corte d'appello capisco che è una cosa impopolare specialmente in un ambiente dove le regole ecco, sembrano e, quasi un insulto a chiedere il rispetto delle più regole. Un'impresa addetta ai lavori impopolare Ma vede un oppure... vecchio collaboratore di giustizia una volta mi diede un avvertimento, era molto rabelesiano si guardi da quelli che hanno i tatuaggi sotto pelle più che da quelli che li hanno sopra. A buon intenditor poche parole. Esatto. Senta, lei nel giorno del suo insediamento ha detto che non si sarebbe posto delle tabelle di marcia per giungere alla meta, se non ricordo male, ma si sarebbe organizzato volta per volta cercando di superare gli ostacoli. In questi mesi, in questo anno quasi... Ne ha incontrato gli ostacoli? Sicuramente, ho incontrato parecchi ostacoli, ma con la caparbietà, la testardaggine e soprattutto una forte preparazione giuridica, perché non si può essere ignoranti. Per fare un mestiere fondamentalmente ignorante, bisogna essere molto colti, e preparati, giuridicamente attrezzati. Gli ostacoli alla fine si superano. Ed evidenziare le eccellenze? Eliminando le criticità per riportare a un livello di eccellenza, eh, come dire. Certo, quello è l'obiettivo. Parole sempre si, sue. Quello è l'obiettivo che ci si deve porre. Valorizzare le eccellenze e conseguire l'eccellenza, ma non a chiacchiere. Okay. Bisogna avere dei risultati. E nella vita, fortunatamente, i risultati li ho conseguiti. Prova sia che sono amatissimo. Qui in Calabria questi risultati li sta cominciando a conseguire? Ma ritengo di sì, e ovviamente non sono gli stessi risultati che conseguivo da altre parti quando mi occupavo d'altro. Lei ha detto anche che bisogna parlare e promuovere una legalità non decrepita, ma una legalità innovatrice. Certamente, perché ormai si parla tanto di legalità, se ne parla a tal punto che la parola non significa più nulla. La specie è qui in questa nostra martoriata Ma non la specie è qui, dappertutto. Mi sono accorto che più si parla di legalità, più si è propensi a trasgredire le regole che la legalità invece imporrebbe. Diventa quasi una sorta di eh, alibi preventivo. Molto chiaro. Senta, lei eh, oltre che eh, a svolgere questa professione di magistrato eh, è anche scrittore. Ma vede, non mi qualificherei scrittore, ce ne sono troppi in giro che scrivono anche molto male. Io sono un jus filosofo, che è cosa filosofo. diversa. Eh, eh, cosa finessa. Uno dei suoi libri, eh, uno dei libri che ha scritto insieme a Max eh, Parisi, sì. è quello sulle eh, 12 omicidi, 12 donne: un solo assassino da Manuela Orlandi a Simaletta eh, Cesaroni. Beh, una, una storia quasi inverosimile perché sembrerebbe che dietro a questi 12 omicidi ci sarebbe una sola, una sola mano, un serial killer. Ma vedi, ci sono delle... Frutto del suo lavoro oppure... Ma quello è l'unico libro che non è frutto di una personale esperienza in quei casi. C'è stato solo uno dei personaggi citati del libro con cui ho avuto un rapporto diretto mediato da uno schiavettone che inopinatamente lasciato su una sedia vicino alla gabbia, l'uomo scagliò e nell'aula dell'ottava sezione penale c'è ancora il buco sul muro, che poteva essere anche sulla testa, non ha importanza, e fui fortunato anche lì. Senta, ehm, avendola qui ospite in, in questo studio, in questa mia trasmissione non si può non parlare che della famosa relazione Lupacchini, eh, redatta negli anni 2000 in seguito, 2000 in seguito a un'ispezione ministeriale sollecitata dal magistrato Eugenio Facciolla che oggi si trova a capo della procura di Castravilla. Ma vede, fu l'esatto contrario, era Eugenio Facciolla l'oggetto dell'ispezione. L'ispezione eh, fu, sollecita, fu sollecitata da altri, ma molto spesso c'è l'eterogenesi dei fini: i pifferi di montagna partono per suonare, restano suonati. E lì, nella specie, qualcuno restò suonato, aveva calcolato male. Lupacchini non si fa guidare come un mulo o un somaro. Lupacchini è un cavallo di razza. Una vicenda che fece emergere molte, molte sfaccettature, molti fatti, Ma, molte cose. Io ritengo che quando si gratti sotto la crosta il male pulluli ovunque. Ma lì emerse questa collusione, tentativo di delegittimazione da parte dell'avvocatura dell nei confronti della magistratura o no? Beh, emerse di tutto emersa l'esistenza di un partito dei magistrati, che è cosa che non dovrebbe mai esistere. Senta, però, ehm, furono inviati anche degli avvisi di garanzia ad no, avvocati. Per quel che mi concerne, non so nulla degli avvisi di garanzia e del resto. So anche ad alcuni avvocati penalisti. Erano tempi. Vabbè, io non, non c'entro con gli avvisi di garanzia, evidentemente qualcun altro ha ritenuto di fare altro tipo di indagini. Arrivando furono archiviate, poi, le posizioni di questi avvocati furono archiviate. Ma vede, eh, si vive in Italia in una situazione di dissociazione mentale. Il penale deve essere l'estrema razio quando sono state tentate tutte le altre vie per risolvere i problemi. Io amo distinguere tra politica penale e politica criminale. In Italia c'è la tendenza alla politica penale e anzi addirittura alla politica penale dell'ordine pubblico, sia a livello legislativo e conseguentemente a livello penale. E il successo è misurato sulla base dell'insuccesso. Se io combatto, perché questo è un altro termine agonistico che non mi piace, contro un determinato fenomeno, ed il fenomeno, anziché restringersi, si espande e allora evidentemente o lavoro male io o è sbagliato l'approccio che ho rispetto a quel fenomeno. Cioè se una certa associazione... Eh, tal dettagli, anzi contro la quale io combatto, quindi eh, cosa che il, il magistrato non dovrebbe mai fare. Il magistrato deve accertare dei fatti e il fatto è un participio passato, quindi qualcosa che è accaduto. Se avesse funzionato la prevenzione non sarebbe accaduto, quindi è un insuccesso ciò che è il successo. E se io misuro il successo sulla base dell'insuccesso, evidentemente faccio un insuccesso al quadrato. Per cui, ritornando al discorso, se esiste una tale associazione X che oggi produce 10 e dopo il mio combattimento il fatturato ascende a 20, evidentemente c'è qualcosa che non funziona nell'approccio rispetto a quel fatto. Evidentemente, non compete a me combattere il fenomeno, il fenomeno dovrebbe essere combattuto a monte. E siccome purtroppo per una scelta del costituente si stabilì che la polizia giudiziaria dovesse essere incorporata negli stessi organismi che svolgono attività di prevenzione e l'attività della polizia giudiziaria finisce per essere di certificazione dell'insuccesso dell'organismo a cui appartiene sotto il profilo preventivo questo secondo i canoni della logica poi ci sono delle logiche diverse, delle logiche le varianti, perverse, le varianti. le varianti, per cui eh, se per risolvere l'omicidio X aspetto che ne accadano altri 10, sicuramente io sarò un grande investigatore perché non indago più su X, ma indago su X10. Però evidentemente il sistema ha fallito, sia sotto il profilo preventivo, sia sotto il profilo dell'accertamento. Io la devo interrompere un attimino per cedere. La linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A fra poco. Museo dell'Olio Gabro. Conoscere la tradizione per migliorare il nostro futuro. L'associazione Rende Felice presenta I Comici della Domenica, il 16 dicembre alle 18, presso il teatro Garden di Rende. Grande spettacolo comico con ospiti d'eccezione. Tony Sperandeo, Carlo De Benedetto e Giovanni Cacioppo per info e prenotazioni 0984 79 56 99 oppure vai sul sito imprimafila.net Amiamo l'atmosfera del Natale perché ci avvicina alle persone care ed è a loro che dedichiamo le migliori idee regalo Tutte da sfogliare, tutte da navigare. Sceglile online tra i marchi più prestigiosi su scintilleshop.com. O vieni a trovarci negli showroom di Cosenza e San Marco. Perché lo scopo di un regalo è far accendere un raggio di luce negli occhi di chi lo riceve. Scintille Montesanto. A Natale regala magia. Finalmente anche a Cosenza, Acqua Più. Il primo distributore automatico di acque minerali in cassa. Disponibile H24 con i prezzi più competitivi sul mercato. Parcheggia di fianco il distributore, seleziona l'acqua che desideri e carica in auto. Con AcquaPiù basta file ai supermercati. Vieni a trovarci. In via Padre Giglio numero 6, a Cosenza. Visita il sito www.acquapiu.eu oppure telefona allo 0984 40 38 79. Acqua più, tutte le acque che vuoi tu. Procuratore Lupecchini, siamo alla seconda, nella seconda parte di questa nostra conversazione. Eh, lei da quando è arrivato sta girando in lungo e in largo tutte, tutte le procure eh, calabresi. Eh, per vigilare e rimettere laddove ce ne fosse bisogno le cose in ordine. Qualcuno sostiene che però lei è più presente in alcune procure rispetto ad altre. Beh, quel qualcuno è un disinformato. Innanzitutto la funzione del procuratore generale non è una funzione statica. Una volta era il vertice dell'attività inquirente, oggi è un soggetto che controlla e dovendo controllare, notizia, non può controllare. acquisire la notizia stando chiuso nel suo ufficio in un'attività solipsistica. Il solipsismo dà luogo anche alla cecità, si diceva una volta, e quindi non voglio essere un procuratore generale cieco. Le procure le frequento tutte. Talvolta vengo invitato a delle conferenze stampa, non perdo occasione di andarci, ma se lei ha seguito sia chi mi invita sia quello che io dico in quella sede, non ho mai detto quanto sono bravi e quanto sono belli. Ho detto sempre: vi siete assunti una grande responsabilità, quella cioè di privare qualcuno della libertà personale o di intromettervi nella, nella sfera di libertà degli altri. E questo è fondamentale che lo si tenga presente perché altrimenti, ecco, dove non vado è alle autocelebrazioni. Ne voglio togliere per l'amor di Dio il eh, palcoscenico a nessuno. Per cui mi guardo bene dall'andare dove c'è il culto della personalità in atto. A parte che non mi invitano, quindi, poi non possono lamentarsi se non li vado a trovare. Senta, lei dovrebbe redigere questa famosa relazione annuale poi da inviare al procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Eh, che cosa potrebbe scrivere in questa relazione? Ha già in mente quello che dovrà, potrebbe... Scrivere, normalmente oppure... si dovrebbe dare nelle relazioni, nel discorso inaugurale dell'anno giudiziario, si dovrebbe dar conto di ciò che vi è di positivo o di negativo nell'amministrazione della giustizia. Il che implica che ci si debba attenere sia ai dati relativi ai risultati conseguiti, ma anche ad una disamina del perché di determinati successi o insuccessi, dell'adeguatezza della normativa a fronteggiare i fenomeni, dell'adeguatezza dell'impegno. Non basta dire ho la migliore polizia giudiziaria del mondo, ho i migliori giudici del mondo, eh, i, I pubblici ministeri e i giudici da quando sono arrivato io saltano come molle, non serve a niente. Devo dare la dimostrazione che sulla base delle leggi esistenti e del rispetto delle leggi esistenti si siano conseguiti determinati risultati. Può capitare a tutti di commettere degli errori, gli errori uno li può commettere o perché è cretino o perché è disinformato, o perché non eh, è attento nelle cose che fa, o perché magari il tipo di informazioni che ha in un certo momento vengono superate da informazioni ed elementi che acquisisce in un momento successivo. Per cui in una relazione inaugurale dell'anno giudiziario bisogna innanzitutto discernere del perché dei successi e del perché degli insuccessi e vedere a cosa sono ascrivibili gli uni e gli altri. Senta lei ha detto nel corso di una lezione magistrale che ha tenuto qualche settimana fa, fa all'Università della Calabria che è la criminalità organizzata che genera la mafia. Perché? Perché bisogna rovesciare i rapporti, cioè la mafia è signoreggiata dalla criminalità organizzata il problema non è che la mafia condiziona il potere, è sempre il potere a condizionare la mafia, almeno per la mia esperienza che è molto vasta, perché mi sono occupato di tutto e mi sono occupato di tutto con eccellenti risultati. Mi Sono occupato di Brigate Rosse, mi sono occupato di terrorismo, terrorismo nero, mero. mi sono occupato di stragi, mi sono occupato di associazioni mafiose. Mi sono occupato di deviazione dei servizi segreti, mi sono occupato di vicende relative alla pubblica amministrazione o di vicende relative all'economia. In ogni caso l'unica cosa che ho visto è che esistono dei sistemi di potere integrato, un po' come i sistemi multimediali in cui vi è di tutto, vi è dall'avidità dell'imprenditore o del magnate o della multinazionale che trascura l'uomo in ogni senso, all'organizzazione criminale che si attrezza per un determinato servizio, all'organizzazione mafiosa che come ha stabilito a proposito di Mafia Capitale recentemente la Corte di Appello di Roma, sulla base anche di quanto avevano stabilito le eh, sezioni penali della Corte di Cassazione, che non è bisogno che sia gigantesca, può esistere anche nel piccolo di un numero limitato di persone che subiscono l'intimidazione. Evidentemente in una situazione di questo genere, dove l'organizzazione eh, pervade corpi, poteri, eh, se economici e politici, amministrativi, eh, sociali, culturali e via dicendo, eh, concentrarsi esclusivamente sulla mafia, oltretutto in base ad una legislazione che è la legislazione maturata nel, nel periodo bellico della mafia. Non dimentichiamo mai che l'articolo 416 bis, anni bis anni. venne concepito All'indomani dell'omicidio di Carlo Alberto Dalla Chiesa, omicidio di Carlo Alberto Dalla Chiesa che concludeva di fatto una guerra di mafia che non si combatté soltanto in Sicilia, ma si combatté in Calabria, si combatté in, Cala in Campania, si combatté a Roma, si combatté a Napoli, a Milano, eccetera. E quindi la figura, l'archetipo dell'organizzazione di cui al 416 bis terzo comma, è di fatto un archetipo concepito in relazione ad un particolare modo di rappresentarsi del fenomeno in quel momento. Oggi la situazione è completamente cambiata. È cambiata anche in Calabria per quel che riguarda l'andrangheta, come la colloca questa associazione? Ma guardi, per quello che io... Ho potuto studiare dell'andrangheta perché non è necessario stare sul pezzo 24 ore su 24, basta leggere i provvedimenti, leggerli in chiave critica e non in chiave fideistica o adorante, e verificare quel che si dice, verificare quanto di... Coerente o contraddittorio vi è all'interno di quei provvedimenti? Ricollocare il tutto in una prospettiva storica. Lei deve pensare che, per esempio, Paolo De Stefano è presente sulla scena della criminalità organizzata e non soltanto della criminalità andranghetista fin, dai primi, fin dalla fine degli anni Sessanta. Durante tutto il corso degli anni 70, è presente a Roma nei tavoli che contano dove si incontravano mafia, intesa come cosa nostra, camorra e criminalità del potere: che fossero servizi deviati, o che fosse la banda della Magliana, o che fosse l'organizzazione di Frank Tredita Coppola o di Turatello e ai tavoli, ad esempio, dei colpisti, erano tutti presenti insieme e conseguentemente eh, dire che in Calabria ci sia un qualcosa di diverso, può esserci il calabrese più intelligente, quello che si specializza in un certo settore anziché in un altro. Eh, D'altra parte eh, non sono convinto, ma non ne sono convinto sul piano logico, prima che fattuale, che cosa nostra Abbia in sostanza ceduto lo scettro all'andrangheta. Cosa nostra era a livelli di raffinatezza criminale tali che se si è tolta qualcosa, se è tolta qualche cascame o ha ceduto le attività di impresa più pericolose, in quanto ritiene di poter esercitare il proprio potere criminale in una fase che è diversa da quella dell'accumulazione originaria, per usare un linguaggio marxiano per cui lei per quello che ha detto prima eh, fa intendere che terrorismo e criminalità organizzata si sono incrociati più di una volta, si sono incrociati sempre. Si sono incrociati sempre, si sono incrociati nei moti di Reggio Calabria, si sono incrociati nelle stragi, si sono incrociati negli omicidi eccellenti, si sono incrociati nell'uccisione ad esempio di dalla Chiesa dalla Chiesa non era soltanto colui che combatteva la mafia, l'aveva combattuta in epoche risalenti e probabilmente come Ma aveva come combattuto, prefer... il... Ma aveva combattuto a lungo il terrorismo, il terrorismo e nelle vicende terroristiche si erano spesso intracciate le strade tra mafia e terrorismo. Il golpe borghese comprendeva la criminalità organizzata come soggetto che doveva partecipare. La banda della Magliana ha sempre vissuto sul filo del rasoio tra, tra la criminalità politica e la criminalità comune, non necessariamente sempre mafiosa. Quindi fare del, tracciare delle linee eh, senza porsi il problema di ciò che sta a destra e ciò che sta a sinistra, non politicamente naturalmente, eh, senza tener conto dei momenti di scontro, incontro, signoreggiamento o infiltrazione, evidentemente è un modo per non risolvere il problema. D'altra parte il problema non lo può risolvere, a mio avviso, chi vive in un eterno presente, perché vivendo in un eterno presente si, si finisce per essere carenti sotto il profilo delle massime di esperienza attraverso le quali interpretare i segni che vengono lasciati, le tracce che vengono rilevate. Ultima domanda, lei è già la seconda volta che viene qui all'Università della Calabria trovandosi di fronte a una platea di giovani. Quanto è importante parlare di legalità oggi ai giovani? Vede, io ai giovani non parlo di legalità, perché parlare Ma di legalità vorrei. sarebbe prenderli in giro. Io ai giovani cerco di parlare di storia, cioè fornire gli strumenti per capire da dove veniamo e quindi... Perché siamo dove siamo e cosa dovremmo fare per uscire dal pantano in cui ci siamo infilati. Parlare di legalità sarebbe un discorso vuoto, culturalmente mh, meschino, perché di fatto ripeteremmo dei gran belgi slogan, non è mio fine stile. Fine a se stesso, forse. Perché non ha... Fine a se stesso, perché poi alla fine ognuno fa quello che gli pare, ridacchia. Se io racconto come da Mattei si sia arrivati a Sindona, cosa che ho fatto oggi, segnalando come in effetti il tutto fosse funzionale al controllo del mercato per uscire addirittura dalle regole del mercato, di come la P2 sia maturata all'interno di questo sistema. Di come i personaggi, sia dal momento della morte sia durante la loro esistenza in vita, abbiano avuto contatti costanti con la criminalità organizzata. Vedi Sindona, Sindona, usciva da un certo ambiente, operava per quel certo ambiente, e viene in qualche modo. Tutelato, viene in qualche modo tutelato da quell'ambiente come accade a Calvi, come accade a tanti altri che hanno calcato la scena, eh, diciamo così, pubblica italiana. Ma erano personaggi che lavoravano nel settore economico, ma per il loro anticomunismo viscerale erano fortemente impegnati anche nella creazione di quelle situazioni che potevano essere utili a combattere il comunismo. Per cui vediamo Sindona intraprendere per conto della CIA una campagna contro la lira che destabilizzasse il sistema nel momento in cui rischiava di spostarsi a sinistra. Vediamo Cefis che detta un discorso all'Accademia Militare di Modena dove porta avanti un tipo di proposta tecnocratico-reazionaria. Eh, vediamo personaggi come De Mauro eh, scomparire per mano della mafia, ma perché? Perché si sta occupando della morte di Mattei. Il problema, la mafia con la morte di Mattei, che c'entra? È stata signoreggiata o ha infiltrato il potere? Probabilmente è stata signoreggiata e con questo spiego perché ritengo che la criminalità organizzata sia un fenomeno molto più vasto che comprende anche la mafia, ma non può esaurirsi nella sola mafia. Chiaro, chiarissimo. Io la ringrazio, purtroppo la nostra conversazione la dobbiamo terminare qui perché purtroppo il questi tempo questi sono nostra... i tempi, eh, il tempo è tiranno, eh, il tempo a nostra disposizione è finito. Grazie di nuovo, grazie per essere stato qui ai nostri studi e grazie a voi che ci avete seguito da casa. Arrivederci alla prossima settimana.